cosa ne pensi della nostra betulla, tesoro? L'albero in quella cosa di vetro gigantesca? Cosa devo pensare? Sta aspettando un eroe, proprio come me. In attesa di qualcuno che la salvi dal freddo pungente. Adesso basta! Una lattina impazzita è più che abbastanza per me. Sapevo che saresti rimasto fedele a me, tesoro. Togliti il guanto e staremo insieme per sempre. Non sperarci. Quindi, perché questa betulla è così importante? Non è importante per... Niente, Stallone. Dovrai scaldarla, ma puoi ignorarla. È uno stupido albero, non è per nulla come me. Cazzo di crostini, almeno l'albero non parla. Ti sentiresti molto solo senza di me, Zuffi. Esperto di robotica, signor Alexander Yefremov. È pregato di fare rapporto alla sala di controllo. Cosa faccio? Trascino questa roba nella caldaia da solo? Ha funzionato! Mi mancano due. Caspita, ne sei sicuro? Male che l'apertura della tubatura è nella stanza accanto e non vicino alla betulla. Sono stufo di spingere palle nei tubi! Lo stiamo facendo per andarcene dal complesso Vavilov. Ma perché non posso... non so... uscire da una porta normale? Temo che sia disponibile solo una porta anormale. Thank you.
e sollievo. Charles, chi è che sta cantando? Non l'ho mai sentito. Non ne ho idea. È una trasmissione della radio del futuro dell'Accademia delle Conseguenze. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Il futuro è vasto. Compagno maggiore, hai trovato la dottoressa Filatova? Colei che ha contribuito al massacro iniziato da Petrov? No. È ancora a piede libero. Vorrei fosse chiaro che la dottoressa Filatova deve rimanere illesa. Se la sua incolumità sarà a rischio, dovrai proteggerla. Cosa? Proteggere la stronza che è il motivo per cui sono nella merda fino al collo? Ma che cazzo dici? Il traditore Petrov ha usato la dottoressa Filatova a sua insaputa. Lei era totalmente ignara delle sue vere intenzioni e della cattiveria di quel maniaco omicida. Decideranno il suo destino in tribunale. Non se lo merita. E invece è il minimo. La dottoressa Filatova è una rinomata chirurga neurale. Il dottor Sechenov le ha affidato una ricerca al Collective per trovare una connessione tra umani e robot. Non deve esserle torto un capello. Sono stato chiaro, compagno maggiore? Lo terrò a mente. Non vi sono equipaggi umani all'interno dei robot. Tutti gli elementi critici si trovano sulla parte posteriore e inferiore, lungo l'intero asse centrale. Qual è l'utilità del laboratorio del caldo? Ci si producono polimeri resistenti al calore, ma la maggior parte della ricerca è dedicata alla coltivazione di flora resistente al calore. Sì! Qui i polimeri sono arricchiti con oli essenziali di Cactaceae cererus, un cactus. I polimeri rendono possibile coltivare gruppi di piante che si adattano ad alte temperature. Rendono il deserto più verde o qualcosa di simile? Qualcosa del genere. Hanno intenzione di terraformare Marte. Si riempiono automaticamente una volta normalizzata la temperatura. Qui tutto sembra tagliato e secco. Meglio tornare indietro prima che succeda qualcosa di assurdo.
Cosa sappiamo della fidanzata di Petrov, Charles? Ti riferisci alla dottoressa Filatova? È quello che ho detto. Beh? Hai perso la lingua, la conosci? La dottoressa Larisa Filatova, MD, ha lavorato per molti anni con il dottor Sechenov. Le ha affidato alcuni dei progetti più importanti del Collective 2.0. E per una buona ragione. Sostituendo il defunto Kariton Zakharov. Chi è Zakharov? Un professore di medicina, stimato neurochirurgo e uno degli scienziati che hanno sconfitto la peste bruna. Kariton Radionovich Zakharov era anche il più caro amico e fidato collega del dottor Sechenov. Insieme hanno gettato le fondamenta della struttura 3826. Tutto molto interessante, ma Filatova? È una chirurga di talento. Allieva e assistente del compagno Zakharov, nel quale ha continuato il lavoro dopo la sua morte. Ma ora è una criminale e una traditrice della madre patria. Chiaro, peccato. Era molto carina. Quindi, maggiore, armi o abilità? Cos'è questa merda? Quello è un germoglio. Che cos'è un germoglio? Inizialmente i germogli erano stati progettati come mangime altamente performante per il bestiame. Ma questo germoglio ha qualcosa che non va. Un pollo assassino.
Questa mi mancava. Non è consigliabile attirare la loro attenzione. Troppo tardi. Congratulazioni per la promozione, compagno Zolotukhin. Vice direttore del complesso Vavilov è una posizione molto importante. Al momento, il nostro obiettivo primario è fornire sostentamento al popolo sovietico, il che richiede grande cura. Ma molto molto presto, anche qui si avvieranno i primi passi dell'umanità nello spazio. In qualità di eminente botanico, sarai incaricato di supervisionare la creazione di interi sistemi di piante ideati per terraformare le superfici di altri mondi. Il compagno Sechenov e io ne abbiamo parlato. Siamo lieti che tu sia entrato a far parte della nostra squadra. Ho una richiesta personale da farti, Vic. Attualmente il complesso Pavlov sta portando avanti un importante studio sui polimeri e, per quanto sembri irrilevante, sono a corto di siti sperimentali. Fammi un favore e metti su un piccolo reparto in un'ala isolata. Devono solo osservare come si comportano gli animali in una zuppa polimerica. È top secret. Del resto tutto è top secret nel tuo complesso, no? Da Pavlov inizieranno a inviarti delle vasche di polimeri. Poi costruiremo una conduttura non appena il Ministero delle Finanze la approverà. Grazie in anticipo. Compagno Zolotukhin, carissimo collega, non abbiamo ancora avuto l'occasione di conoscerci, ma ti assicuro che se visiterai il teatro sotto la mia guida, non dimenticherai mai più il nome Lastochkin. Ho un piccolo favore da chiederti. Potresti inviare qualcuno di quei tuoi fiori particolari? Nel teatro non c'è abbastanza verde e ci farebbe comodo un po' più di esoticità, se capisci cosa intendo. Un uccellino mi ha detto che ora hai degli arbusti striscianti. Mi piacerebbe riceverne una dozzina per sbalordire i miei clienti VIP. Prometto che non te ne pentirai. Un caro saluto, Stefan Lastochkin. La squadra di soccorso, finalmente. Non puoi aiutarmi, ma ci sono ancora dei divi qui. E un po', me la siete presa con comodo, eh? No, non sono la squadra di soccorso, sono... sono più un'avanguardia. Accidenti a me! Ho passato un sacco di tempo, ma ancora non ci sono allarmi né eserciti in soccorso. Hai visto l'inizio di tutto? Puoi parlarmene? Non voglio, ma posso, sicuramente. Le macchine non attaccarono subito. Prima si sparpagliarono per la struttura in modo da attaccare tutte insieme. Ebbi il sospetto che qualcosa non andava nel momento in cui i robot tecnici di laboratorio entrarono tutti nei nostri uffici
e si misero alle spalle delle persone. La maggior parte dei miei colleghi morì sulla propria postazione di lavoro. Quello che mi fece più paura non erano le uccisioni, ma il modo in cui camminavano lentamente verso gli umani. Come nelle lezioni di ginnastica, dove ti dicono di formare le coppie. Da quanto non sei più in vita? Non ricordo, ma rimasi in vita più a lungo degli altri. Le macchine non riuscivano ad arrivare dove ero io, dato che non c'era alcun modo per entrare. Sentì degli spari e poi dei tubi cominciarono a spuntare dappertutto. La maggior parte delle persone morì nella prima manciata di secondi, molto rapidamente. I robot gli schiacciarono la testa o gli torsero il collo, come aprire delle bottiglie di bibite gassate. Scappammo, ma poi un tecnico di laboratorio prese il compagno a Afanasiev. C'era un soldato che tentò di fermarli, ma ebbe solamente il tempo di dire «Oh!». È in quel momento che smisi di avere paura e mi fiondai sul robot. L'unica cosa che ricordo è di non essere più in vita. Mi dispiace. Abbatteremo quei figli di puttana. Non puoi dare la colpa alle macchine. È stata opera degli umani. A me non sembra un incidente. Ci vorrebbero mesi per pianificare una cosa del genere. Ok. Manderanno qualcuno per te quando tutto questo sarà finito. Rancanette per me non farà molta differenza. È meglio assicurarsi che questo contagio o qualsiasi problema abbiano i robot non si sparga anche agli altri complessi. Thank you.
Prestate attenzione ai segreti della struttura e non parlate mai del vostro lavoro a casa. Ricordate, i familiari delle persone condannate per l'immigrazione non autorizzata Cos'è questa ghiacciaia? È il luogo dove si studia un modo per permettere agli esseri viventi di sopravvivere sotto vuoto. Per poi coltivare sulla Luna, tipo? Esatto, fra le altre cose. Le ricerche condotte qui si applicano a un'ampia gamma di soggetti, dalla vita vegetale unicellulare, al bestiame e ad altri animali. Ma che bei pesciolini in quest'acquario. Sbaglio, quelli del Pavlov ci stanno mandando spazzatura. Sei tu che non capisci, lì hanno dei polimeri con caratteristiche diverse. Noi qui sviluppiamo i tratti nei polimeri, loro invece usano la tecnica dello splicing. Capisci che intendo? Non fare tanto il saccente, amico. O, beh, medicina non cacus taurus est, no? Sì, ti capisco. Merda, continuo ad attivare per sbaglio il mio chirper col gomito. Spero che tolgano questa funzione nel prossimo aggiornamento. Che cazzo di casino!
Chi? Io? Il computer ti ha scambiato per il capo del laboratorio. Promemoria. È ora della pastiglia per la pressione. Spero di non aver fatto danni. La valvola è attaccata. Nella musica classica in sottofondo, le convulsioni diano origine a una specie di danza della morte. Dopotutto. Merda, anche questa è bloccata. Qual è il problema adesso? State lasciando il laboratorio. Prima di aprire la porta, siete pregati di completare il vostro esperimento e di salvare le informazioni che avete raccolto. Dovrei chiedere di essere trasferito in un altro reparto, anche sotto. Ah, di nuovo. Cosa devo fare? Il terminale del laboratorio è acceso. Dovreste riuscire a vedere sullo schermo lo stato dell'esperimento in corso. Così dovrebbe andare. È una procedura standard nell'iter di produzione. È da qui che provengono i componenti organici dei polimeri. Quindi dove sono finiti? Al laboratorio delle alghe, per sottoporsi alla sintesi polimerica. Non voglio sapere altro.
devono essere mantenuti al sicuro in ogni momento. Non ho mai visto così tanti vasi in un posto solo prima d'ora. Qui si coltivano le piante che poi verranno trapiantate sulla Luna, su Marte e su Venere. Ma per adesso mi sembra che non funzioni un cazzo. Troviamo il pannello di controllo. Suggerisce il nome. Il laboratorio di germinazione si occupa della crescita. Parlami. Thank you.
l'utilizzazione di informazioni sperimentali costituiscono un crimine contro il Partito Comunista e sono punibili con la pena capitale. Compagno Vavilov, gli studenti si sono inventati un nuovo passatempo. Stanno giocando a tris nei terreni dell'orto. Uno pianta il Gran Turco e l'altro i pomodori. E poi vanno avanti così, a turni. Stavo per dargli una bella striglia. Cazzo. Qui ci sono solo cadaveri. Sul muro c'è un relè laser per fare tornare la corrente. Ok, mi metto all'opera. Ma non ci farò mai l'abitudine. Ma poi ho capito che questo gioco non è poi così male. È come un tipo di scacchi mai visto prima. Che ne diresti di aprire un circolo di giochi a gradi? Quindi, maggiore, armi o abilità? Fatto. Come riempio il barattolo adesso? Si riempirà automaticamente di criopolimeri. Dobbiamo solo aspettare. Sembra troppo facile. A quanto pare abbiamo compagnia. Figurati se potevamo starcene qui ad aspettare in pace. Thank you.
cosa c'è che non va? Cosa devo fare? Il barattolo si riempie solo se la temperatura del laboratorio è sufficientemente bassa. I ventilatori raffreddano la stanza, quindi devono rimanere accesi. E non lasciare che i germogli si avvicinino alle pale. Perché cazzo non me l'hai detto prima? Merda, il ventilatore si è fermato. Prova a usare scossa per farlo ripartire. Thank you.
Andiamocene da qui. Adoro questi tuoi barattoli. Non vi stancate mai di infilarli dentro qualcosa? Beh, è una tradizione. Sì, beh, forse dovreste pensare a rivalutare le vostre tradizioni. Se vedo anche solo un altro barattolo. Salvataggio dei dati.